E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Decorato di Fratelli d'Italia per parlare delle polemiche che hanno riguardato il ricordo che è stato fatto dal sottosegretario Rauti e dal presidente del Senato La Russa del Movimento Sociale Italiano. Allora, c'è stata tutta un'alzata di scudi sul fatto che non era opportuno ricordarlo. Allora, come ha trovato queste reazioni che almeno a me personalmente hanno un po' sorpreso, perché io in passato ricordavo, cioè anche quando la destra non era al governo, vedevo che venivano fatti questi ricordi che però non suscitavano tutte queste polemiche. Allora, oggi qual è la differenza? Che voi siete al governo e quindi non dovete ricordare niente. No, questo è inconcepibile. Cioè, io sono stato nel Movimento Sociale Italiano quando il Movimento Sociale Italiano, come lei ha ricordato, io, dal 48 in poi, anzi dal 46, poi dal 48, da quando il Parlamento, l'MSI, è sempre stato un partito presente con deputati e senatori nei due rami del Parlamento. Non mi è sembrato che ci fossero obiezioni da parte di uomini come Togliatti, De Gasperi. Stiamo parlando, ma adesso che qualche piduino o pidino dell'ultima generazione parli così, mi viene da ridere, quando allora, ripeto, Nenni, Togliatti, De Gasperi hanno accettato gli uomini del Movimento Sociale Italiano come deputati e senatori della Repubblica. Noi abbiamo sempre detto chiaramente, non restauriamo, non rinneghiamo, però questo non vuol dire abbiamo accettato la Costituzione, siamo dentro la Costituzione, il MSI è stato fino al 94, se non erro, un partito mai contestato da nessuno. Ricordo quando Almirante andò ai funerali, andò a visitare, a rendere omaggio alla bara di Enrico Berlinguer. Credo che questo testimoniava in maniera evidente che l'MSI era un partito costituzionale, regolarmente presente. Io sono stato vice sindaco di Milano, sono stato assessore. Sono stato deputato dal 94 in poi, senatore. Ma che vuol dire oggi questa polemica? Per un ricordo che il presidente del Senato ha fatto del proprio padre che militava in MSI e la senatrice Rauti, anche lei, del proprio padre che è stato uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano. Non, è veramente fuori, insomma. Poi da persone che non c'erano, non erano manco nati, figuriamoci se ricordano che cosa era successo in quegli anni. Evidentemente hanno una memoria molto, ma molto labile. Senta, ritiene che questo sia dovuto al fatto che voi oggi siete al governo del paese, che questo non venga accettato, viene vissuto male da alcune parti politiche? Allora, ritiene che una democrazia compiuta debba essere una democrazia tollerante, dove ci si scontra giustamente, ma si dialoga, si permette anche il ricordo? Il motivo è esclusivamente quello che lei ha ricordato, cioè il fatto che abbiamo una leader che viene da un partito di destra, è evidente che ha creato, sono ancora in confusione alcuni settori del Partito Democratico, direi quasi l'intero Movimento 5 Stelle, sono in confusione perché non hanno capito bene quello che è successo in questo paese. E non hanno capito che il 25 settembre gli italiani hanno votato per un partito che è di destra e quindi e che ha espresso una giovane donna Presidente del Consiglio, che oggi rappresenta degnamente e autorevolmente l'Italia nel mondo. Questo gli dà molto, ma molto fastidio, tant'è che non si sono ancora resi conto di questa situazione. E in una democrazia compiuta, come lei ricordava, è una democrazia che è fatta di alternanza. Perché se no ha poco di democrazia se non ci fosse stata l'alternanza. E io credo che dopo 80 anni
la destra in Italia, che ripeto è stata presente in Parlamento già nei primi anni, perché in Parlamento Almirante, Michelini, De Marzio erano presenti già negli anni del dopoguerra, non vedo perché dopo 80 anni non ci possa essere un'alternanza. Senta, che differenza c'è tra la campagna di denigrazione che voi avevate subito nel 94 e gli attacchi di oggi? C'è una nota una differenza a suo modo di vedere? Io ricordo il primo governo Berlusconi, ogni giorno qui c'era una manifestazione. È chiaro, quello fu... Allora, sono, diciamo, ci sono le polemiche, però forse sono un po' più... Sì, sono un po' più rientrate, perché nel 94 quello fu il primo governo che vedeva una formazione di destra presente nel governo. Ora è evidente che quella ha dato la stura a tutte quelle... Io ero al Senato, non ero, ero a Palazzo Madama come rappresentante di Milano, quindi puoi immaginare quante ne ho viste allora. Però come si vede, poi alla fine siamo oggi a un altro tipo di alternanza, questa volta è la destra in prima linea, e come si vede, come lei ha notato, c'è molto meno agitazione, anche se tra i parlamentari, ma ripeto, questo riguarda il fatto che ancora sono in confusione. Il popolo italiano ha capito perfettamente quello che è successo, tant'è che come ha notato lei non ci sono tutte quelle manifestazioni che io ricordo anch'io nel 94 davanti al Senato, alla Camera, continuamente, ogni giorno. Oggi c'è molto meno, perché il popolo italiano ha capito che cosa ha votato, ovviamente, e ha capito che c'è la politica, la democrazia dell'alternanza, e non c'è nulla di strano che una giovane esponente del centrodestra, una donna, rappresenti l'Italia nel mondo. Qual è il problema? Mentre dentro qui, nelle aule parlamentari, ancora sono in stato di confusione, non hanno ancora percepito bene quello che è successo. Ma speriamo che tra qualche mese se ne rendano conto, gli diamo un po' di tempo. Del resto, stiamo perdendo qui ore intere solo per un ostruzionismo che è ridicolo su tutto, e quindi abbiamo tolleranza per far decantare questa situazione, mi auguro al più presto però. La ringrazio l'onorevole Decorato di Fratelli d'Italia. Grazie.